questo tempo lui l'avrebbe detto il tempo dei mandarini. Quelli come lui non avevano paura perché erano tutti bambini. L'avrebbe detto questo tempo, il tempo del travertino, e pietre, zolfo, e pane e zucchero bagnati col vino. Entriamo dentro la casa, quella più grande, oppure dentro il capanno del tabacco. Mettiamoci a sedere, spostiamo le vanghe. I mandarini sono dentro quel sacco. E il vecchio comincia a raccontare, al profumo di terra e promesse quelle storie. E i bambini sbucciano mandarini e stanno ad ascoltare. Qualche fagiolo arriverà per Natale. Quel tempo lui lo chiamava il tempo dei mandarini, quando quelli come lui erano tutti bambini. E questo è un pezzo di memoria della città in cui provo a vivere, Guidonia.